Nell'annunciarci questo piano di riordino, benché fresco di nomina, ci permetta almeno di sperare, di aspettarci, ecco, da questo suo impegno molto in tema di razionalizzazione della governance, di applicazione di un sano processo di revisione della spesa, per un miglioramento appunto dell'efficienza del sistema, per metterlo in grado effettivamente di competere nelle sfide che riguardano sia il traffico delle merci che quello dei passeggeri. L'Italia, si diceva un tempo, era una portaerei affacciata sul Mediterraneo e noi potremmo essere in prima linea per quelle che sono le cosiddette autostrade del mare. Ma le autostrade del mare, certamente, malgrado il mare non abbia bisogno di particolari infrastrutture, non sono in grado di funzionare senza un efficiente sistema di porti e senza un efficiente sistema di convogliamento dai porti alla rete più generale della movimentazione merci. Grazie. Grazie a lei. Passiamo all'interrogazione 3.492 dei deputati Dorina Bianchi ed altri concernente intendimenti del Governo in merito al completamento della procedura per la realizzazione del tratto autostradale Valdastico Nord. L'onorevole Causin ha facoltà di illustrare l'interrogazione di cui è cofirmatario per un minuto. Grazie, signor Presidente. Signor Ministro, io desidero interrogarla sulle ragioni per cui ad oggi è ancora bloccata la procedura di autorizzazione della Valdastico Nord, dopo che precisi impegni erano stati assunti proprio da parte del suo governo. E anche alla luce che, essendo andati ben oltre i tempi previsti dalla legge per l'autorizzazione, lo Stato italiano rischia di ricevere un'azione di tipo risarcitorio dal soggetto proponente. La ringrazio, il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Graziano Del Rio, ha facoltà di rispondere per 3 minuti. Grazie Presidente. La realizzazione della Valdastico Nord, come evidenziato dagli onorevoli interroganti, è oggetto di un contenzioso sul quale occorrerà ancora attendere gli esiti, nel senso che è in corso la trattativa con la provincia autonoma di Trento, che non ha ancora espresso intesa sulla opera in sé, cioè un assenso alla realizzazione dell'opera. Poi si potrà discutere il tracciato, ma deve ancora esprimere intesa su questa intesa è richiesta sia rispetto all'individuazione dell'opera, ripeto, che alla sua localizzazione in base alla legge obiettiva e al codice degli appalti pubblici, nonché rispetto al tracciato sulla base delle norme attuative, come lei sa, dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige, che è di rango costituzionale. Anche la giurisprudenza costituzionale ha espresso in diverse sentenze la necessità di acquisire preventivamente la citata intesa per porre in essere concreti atti di realizzazione dell'opera. Pertanto, alla luce della giurisprudenza,